devo regalare. Diciamo le tue parole al vento non a caso, perché è una strofa di una canzone. Ma una bella foto, guardate la foto. È una foto fatta in una casa che avevamo nelle campagne di Novellara, vicino a dove abitiamo, e quindi sono un po' delle riflessioni che ho fatto per far conoscere quell'Augusto che è al di là del microfono. Cioè, sono così, dei flash che mi venivano, dire racconti di viaggio fatti assieme a lui, e sono molto contenta di essere riuscita a farlo. Ho trovato una persona che mi ha stimolato e sono molto orgogliosa di questo libro, perché sono veramente, come ho detto con una mia amica stamattina in un messaggio, ho intinto la penna nel cuore e l'ho scritto. Lo leggerò, spero immediatamente. Il vento sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle. Un'occasione con questo concerto, dove lui fa l'introduzione. Quel pezzo lo saltiamo. E credo che più importante di tutto sia, quando gestisci una raccolta di fondi, avere la sicurezza che i tuoi sforzi, le tue fatiche vadano a buon fine. E qui io sono assolutamente tranquilla, non solo per l'amicizia che ho con Stefania Pezzopane, ma anche con l'amico Giampiero Porzio, che gestisce questa associazione che si chiama Aquila per la Vita e per la quale fa formazione per i malati oncologici, per i pazienti, per i malati dell'assistenza domiciliare, scusate. Ed essere a sua volta poi formatore quando rientra in Cile per altri medici oncologi. Infatti la prima borsa di studio è andata questa dottoressa Leandra, che sta facendo questo lavoro e con dei grandissimi risultati, quindi è qualcosa che va oltre alla formazione che avviene qui, sarà successivamente ampliata. Sì, io sono felicissima di questa cosa, di come sono andate le cose, come penso andranno, quindi ci vedremo ancora lungo all'Aquila, anche se c'è un po' di strada dalle nostre parti per arrivare qui, ma è un piacere farlo proprio. Grazie a voi.